tassello che l'amministrazione guidata da Sergio Abramo consegna alla città di Catanzaro. E tutto ricade nell'ottica di una nuova rivisitazione che stiamo ormai applicando da circa 7 mesi sulla mobilità cittadina. Per quanto riguarda questo ascensore, ameno, splendido, una vista fantastica che potrete anche voi vedere e tutti i cittadini di Catanzaro, è più attinente alla mobilità del centro storico. E stiamo anche per approvare, suppongo in settimana, l'iscrizione al MEPA per procedere al cambio della mobilità nel centro storico della città. Questo è un ulteriore tassello perché consente, oltre il fatto importantissimo di aver riattivato circa 4 mesi fa l'impianto funicolare della nostra città tra mille difficoltà, è affidato lo stesso all'AMC, è un ulteriore tassello per chi chiaramente vuole accedere in via più veloce e molto più istantanea nel nostro centro storico. Chiaramente il piano della mobilità del centro storico di Catanzaro rientra in un'ottica più generalizzata. Questo è il secondo tassello. Ricordo che questa amministrazione circa un mese e mezzo fa ha consegnato sempre alla nostra città l'ulteriore parcheggio che è sito nelle prossimità dell'ospedale pugliese, lenendo chiaramente quelle che sono le carenze di parcheggi in quella zona e non secondariamente anche mettendo riparo alle sorte selvagge condotte per un certo periodo anche da extracomunitari che hanno creato non poche perplessità e non pochi problemi alla nostra cittadinanza. Questo ulteriore tassello è dal punto di vista sia della mobilità che dal punto di vista estetico supponiamo una struttura importantissima che da anni che stiamo tentando di consegnare alla nostra città, ma per diverse problematiche strutturali e di collaudo abbiamo dovuto ritardare. Cade in via fortunosa proprio in prossimità della data elettorale, ma questo non è chiaramente né voluto né tantomeno considerato. È un'opera importante, darà 80 posti ai nostri cittadini per poter accedere in maniera velocissima su Bella Vista e chiaramente nel centro storico. Cosa dire, è una è un ulteriore passo importante. Il sindaco Sergio Abramo ha voluto, come dire, completare quest'ulteriore opera, un'opera fondamentale e strategica per la mobilità della nostra città. Sì, funzionale soprattutto sarà a supporto del centro storico, aspettiamo che ci venga finanziato anche quest'altro progetto per la metropolitana che prevede una serie di parcheggi tra cui anche quello del Politeama per dare una dotazione di migliaia di posti auto nel centro storico e poi cominciare finalmente a vedere la possibilità di chiudere almeno nel pomeriggio il centro, quindi Corso Mazzini, perché ho sempre detto che si può chiudere solo e esclusivamente se ci sono i parcheggi. E poi da questa terrazza panoramica, anche guardando l'ascensore, questa polemica che c'è stata di alcune associazioni che avremmo deturpato, diciamo, questa visuale di Bella Vista, mi pare che sotto gli occhi di tutti è una cosa molto delicata, molto ben fatta e quindi era solo polemica sterile, giusto perché bisogna dire sempre il contrario di quello che fa l'amministrazione comunale, ma credo che oggi questo parcheggio anche da parte degli abitanti è stato ben accettato e soprattutto sarà molto bello organizzare qualcosina su questa terrazza panoramica. Ci tengo a precisare che l'obiettivo dell'amministrazione è fare una società per il sistema dei parcheggi metropolitano nella città di Catanzaro, quindi inserire tutto quanto insieme, la funicolare, i parcheggi, la gestione della metropolitana, perché non vorrei che nel momento in cui partisse il giorno dopo si fermasse, perché sappiamo i costi che ha la metropolitana e noi abbiamo fatto un progetto di integrazione per recuperare molti costi. Però credo che la regione in questo momento è completamente ferma perché stia aspettando il dato delle elezioni.
e quindi credo che sia stato messo da parte questo progetto proprio in virtù del fatto che c'è un'amministrazione contraria politicamente, lo dico molto chiaramente.